Puoi partire. Amici dello sport, amici di Sportale, siamo con Francesco Picoco. Ciao Francesco. Ciao. È un piacere averti qui, siamo nel bel mezzo di una grande manifestazione, la prima manifestazione FIPE del 2023 qui a Fasano. E io quando sento aria di eccellenze non me le faccio sfuggire. Allora Francesco, ti presento ai nostri amici di Sportale. A dire il vero preferirei più che ti presentassi tu, però una cosa lasciamela dire. Davvero rappresenti l'eccellenza pugliese, quindi l'Italia, perché sei reduce, cioè sei reduce nel 2022 e conseguito un risultato eccellente, e io vorrei condividerlo con i nostri amici. Sì. Di cosa parliamo nello specifico? Stiamo parlando di distensione sul pancapiana. Finalmente, dopo un po' di anni di sacrifici, siamo arrivati a diventare campioni italiani di categoria, ovviamente. È stata una bella soddisfazione. Adesso ci stiamo preparando per le nuove gare che sono appunto in calendario per quest'anno. Insomma, ci stiamo divertendo, soprattutto dopo tutto quel periodo nero che è passato finora. Oh, Francesco, noi facciamo molta promozione, quindi per me è davvero una ghiotta opportunità, sia per condividere il tuo risultato importante, ma soprattutto per dare lanciare un messaggio a chi vuole praticare discipline paralimpiche, cioè perché lo sport, tu lo confermi, è una leva fondamentale per l'integrazione, per dare quell'energia che a molti giovani e non giovani, perché noi due non è che siamo giovanissimi, cioè dà la possibilità di mettersi in gioco e al tempo stesso di far divertire, di divertirsi. Allora, parliamo di pesistica. Sì. Una disciplina della pesistica, sì. Che tu pratichi dove? A Brindisi? A Brindisi, io sono anche... Parliamo anche dell'ASD. Qui. Sì, io sono il presidente dell'ASD stessa, sono un tecnico FIPE e quindi mi autoalleno da solo, praticamente mi faccio i miei lavori, i miei programmi. Grazie, ho detto anche prima, a Gaetano Martigiano che ci ha dato questa grande opportunità di entrare in questo mondo. E come dicevi tu giustamente, lo sport aiuta e fa, può cambiare una vita, può cambiare realmente una vita, cioè può dare una seconda opportunità e quindi far rinascere una persona che magari giustamente per mille vicissitudini si è trovata in difficoltà nella sua vita, per poter ricreare un qualcosa è addirittura, insomma, eccellere, come dicevamo prima, quindi arrivare anche ai vertici. Quindi bisogna sempre buttarsi, bisogna sempre provare, anche soltanto per il gusto di farlo, soltanto per vedere fino a che punto ci si può spingere, no? Oltre le proprie capacità. È una questione proprio anche mentale, come dicevi tu perfettamente. Ovviamente io vorrei precisare che io ti ho presentato come campione perché hai raggiunto un obiettivo importante, ma praticare sport, io intendo per tutti, non è necessariamente, non ha come obiettivo quello di raggiungere medaglie o podi, come dicevi tu giustamente, è un mettersi in gioco, mettersi alla prova e trovare stimoli per il quotidiano anche. Penso che sia questo lo spirito. Assolutamente, intanto per una questione proprio di benessere psicofisico, no? Perché se uno si allena già si sente già meglio di per sé, a livello proprio metabolico, a livello di testa, a livello di tante cose. Quindi è chiaro che già stiamo partendo da un discorso, io lo faccio per me stesso, trovo il piacere nel farlo, voglio migliorare, poi se arrivano i risultati tanto di guadagnato, però è a prescindere che uno lo fa. Va benissimo. Allora Francesco, io ti ringrazio per avermi concesso questa intervista, spero di rivederti presto. Quindi la SD di preciso è a Brindisi. A Brindisi si chiama Athletic Style ASD e ripeto, siamo ormai da una decina d'anni nel settore della pesistica e lavoriamo in questo senso. Va bene, quindi tutti i curiosi, se abbiamo incuriosito qualcuno, sì, chi volesse avvicinarsi può fare riferimento a Francesco. Sì. Ti ringraziamo. Il nostro amico che è passato da sotto le camere, il signor Giorgio, ma qui è tutto live, Francesco, sì, ce lo lasciamo, ce lo permettiamo. Un saluto a tutti, amici. Ciao ragazzi.